Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione. Benvenuti al TG Flash. In primo piano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato in occasione del 60° anniversario dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Come 60 anni fa, l'organizzazione deve individuare delle scelte importanti per la nostra società. Solo uno sforzo collettivo consentirà alla comunità internazionale di superare questa emergenza ed affrontare le future sfide globali come i cambiamenti climatici, i flussi migratori, la digitalizzazione e la costruzione di società resilienti. Qualche ulteriore misura restrittiva per Natale è inevitabile. Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle feste natalizie. Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata. Ad affermarlo è il Premier Conte in una conferenza alla Coldiretti. Questa mattina il Premier ha parlato in una diretta Facebook per manifestare il sostegno del governo alle aziende ed alla causa. Ascoltiamo le sue parole in questo servizio. Si stanno seguendo in questo momento. Tra l'altro sono deliziato da quel cesto con tante bontà che sono tipiche, immagino, della produzione agricola italiana. È un cesto che riscalda il cuore, che è collocato tra il presidente Prandini e il segretario Gesmondo. Quindi mi dispiace oggi in particolare non essere con voi, perché immagino che avremmo potuto aprire insieme questo cesto, ma ci rifaremo. E dicevo, rivolgo anche un caro saluto a tutti i partecipanti a questa assemblea e ovviamente sono onorato di questo invito, perché siamo giunti al termine di quest'anno, il 2020 attraversato da una crisi pandemica che ha sconvolto la nostra economia e la nostra società, ci sta mettendo ancora a dura prova e ancora dovremo continuare a vigilare, a non abbassare la soglia di attenzione. Però dire che proprio quest'anno, più che mai, si è mostrato con estrema chiarezza il ruolo decisivo che la filiera agricola, quella agroalimentare, svolgono in Italia. E voi siete un asse assolutamente portante di questo comparto, di questa filiera. Quindi io vi ringrazio particolarmente per tutto il lavoro che fate, che state svolgendo, e ringrazio in particolare tutti gli attori di questa filiera, che, come ci invita oggi a riflettere il titolo che avete scelto, quanto mai puntuale, sono gli autentici eroi del cibo su cui il Paese ha potuto contare, ha potuto fare affidamento per attraversare i mesi che sono alle spalle e potrà contare per affrontare i mesi che ci aspettano avanti ancora. Grazie al vostro lavoro, svolto con grande dedizione professionale, con vero amore e con grande senso di responsabilità, i generi alimentari non sono mai mancati. Anche nei momenti più difficili, quando il Paese si è fermato in un lockdown generalizzato, ricordiamo tutti la scorsa primavera, non sono mai mancati negli scaffali dei negozi, dei supermercati, i generi alimentari, né sulle tavole di tutti i cittadini italiani. Il settore ha dimostrato tutta la sua strategicità per la sicurezza e per tutelare quella che chiamerei la sovranità alimentare del nostro Paese, soprattutto nel periodo più complesso, caratterizzato da corse agli accaparramenti, da una concentrazione anche improvvisa, ricordiamo bene, della domanda alimentare. Il governo, e voi lo avete sottolineato nel corso del 2020, ha fatto la sua parte con numerosi provvedimenti di sostegno al settore agricolo e agroalimentare, ben consapevole delle forti ripercussioni negative che sarebbero derivate dalle necessarie misure di contenimento del contagio. Queste misure hanno interessato anche, purtroppo, il canale della ristorazione e dell'ospitalità e hanno determinato effetti negativi in molti settori specifici del più ampio comparto agricolo. Adesso non sto qui a ricordare tutti gli interventi che abbiamo fatto, però mi piace sottolinearne qualcuno. Il fondo ristorazione,
Abbiamo stanziato 600 milioni di euro finalizzati all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto effettuato dopo il 14 agosto di quest'anno di prodotti filiere agricole e alimentari, tra questi i prodotti vinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio anche attraverso l'acquisto di prodotti in vendita diretta dalle aziende agricole. Domani con il ministro Speranza, il commissario Arcuri e il capo dipartimento della protezione civile Borrelli terremo la riunione finale per varare il piano vaccini. Lo ha annunciato il ministro degli affari regionali Francesco Boccia parlando con i giornalisti dell'emergenza Covid-19 a margine del sopralluogo a Bitti, il comune del Nuorese devastato dall'alluvione del 28 novembre. Le regioni hanno fatto un eccellente lavoro, ha voluto sottolineare Boccia. Intanto sul fronte vaccino dall'Europa arrivano buone notizie. Infatti sta arrivando il via libera al vaccino Pfizer-BioNTech che in Europa potrebbe arrivare prima di Natale. L'Agenzia Europea del Farmaco ha appena annunciato che il comitato scientifico è stato convocato per una riunione straordinaria in programma il 21 dicembre prossimo, durante la quale esprimerà il suo parere definitivo e si possa finalmente arrivare ad una conclusione se possibile. Lo spiegano dall'EMA. Cambiamo argomento. Un operaio di 47 anni è deceduto a Salerno a seguito di un incidente sul lavoro presso uno stabilimento della zona industriale. L'uomo è caduto da un'altezza di 6 metri mentre si trovava a svolgere lavori di manutenzione sul tetto. L'impatto è stato particolarmente violento e le lesioni riportate dall'operaio sono state fatali. Una volta arrivati sul posto i soccorsi non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso, mentre i carabinieri locali hanno avviato le indagini. E ancora una caduta accidentale da un balcone dall'ottavo piano di un edificio in via Pigna a Napoli è stata portata d'urgenza all'ospedale Cardarelli una ragazza di 15 anni di Napoli. Tutto è accaduto nella mattinata di oggi quando intorno alle 11 la quindicenne è precipitata per circostanze ancora non chiare dal balcone dell'ottavo piano. La giovanissima è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Cardarelli ed è ora ricoverata nel reparto di rianimazione. Secondo quanto riporta la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate, la ragazza presenta fratture gravi multiple, ma è viva ed intubata. Sul posto dell'incidente sono sopraggiunte anche diversi volanti della Polizia di Stato. I genitori avrebbero riferito alla polizia di non essere a conoscenza di particolari problemi della giovane. Cambiamo argomento ed in piena emergenza coronavirus prosegue il lavoro a Scampia per la nascita del polo di scienze infermieristiche dell'Università Federico II di Napoli. Si tratta infatti di un plesso di 10.000 metri quadrati firmato dall'architetto Vittorio Gregotti. L'edificio sta sorgendo a pochi metri dalle vele di Scampia ed accoglierà 4.000 studenti. Soddisfatto il rettore Matteo Lorito. L'obiettivo è di inaugurare l'Ateneo per l'anno accademico 2021-2022 e sarà un segnale per tutto il paese che cerca di resistere alla pandemia da coronavirus. Sono 124 i nuovi casi di positività al coronavirus nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL. I tamponi processati sono stati 2022 per una percentuale di incidenza che scende ancora e si ferma al 6,1%. I guariti del giorno sono 515, ma si contano anche 9 vittime in tutto il territorio di Terra di Lavoro. Precisamente le vittime sono registrate a Casapulla, Curti, Caserta, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, San Marcellino, San Prisco e Sant'Arpino. La città col maggior numero di nuovi casi positivi al coronavirus è la città di Marcianise con 24. Cambiamo argomento, ora è il momento dello sport. L'Urna di Nyon decreta per il Napoli la sfida contro gli spagnoli del Granada. Le partite di andata dei sedicesimi di finale di Europa League si giocherà in Spagna giovedì 18 febbraio 2021, mentre la gara di ritorno fissata allo stadio Diego Armando Maradona è per giovedì 25 febbraio 2021. Così come nella fase a gironi, le sfide si disputeranno nelle due fasce orarie, ovvero ore 18:55 e alle ore 21. Intanto, per quanto concerne il calcio giocato, non c'è un attimo di sosta. Oggi infatti si apre la 12ª giornata di campionato della Serie A, con il turno infrasettimanale. In campo al Vigorito, nell'anticipo serale di questa sera delle ore 20:45, ci sarà il derby di famiglia con Benevento-Lazio e sarà Filippo Inzaghi contro Simone. Domani intanto a San Siro, Inter-Napoli, è il big match di questa giornata di Serie A.
Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie, contro Cagliari e contro la Samp. Nerazzurri e partenopei si giocheranno molto in un match delicato dal sapore di alta classifica e di scudetto. Conte ritrova Gagliardini dal primo minuto, che dovrebbe prendere il posto di Christian Eriksen. Davanti torna anche Lautaro Martinez dall'inizio in coppia con il solito Lukaku. Per quanto riguarda gli azzurri invece spazio a Mario Rui a sinistra e da Dirvi Lozano dal primo minuto. Per quanto riguarda la prima punta ha confermato Dries Mertens, mentre Andrea Petagna dovrebbe partire dalla panchina. E con lo sport era la nostra ultima notizia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali. Questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental, due marche del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili.